Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per presentare una nuova iniziativa. Prima di questa iniziativa ci è venuta in mente dopo un pensiero che avevamo in testa io e Luigi in una sera in auto. Abbiamo saputo di ciò che è successo a un bambino di Foggia, il piccolo Christian, in cui è ricoverato a Roma ed è in coma. Siccome sappiamo che è un piccolo calciatorino di una delle scuole di calcio di Foggia, abbiamo preso a cuore questa brutta avventura per questo ragazzino. E quindi in settimana abbiamo pensato bene, grazie anche alla collaborazione della GEMS ed anche con il Club 101, di fare qualcosa per questo piccolo bambino. Abbiamo creato una serie limitata di maglie. In questo caso sono tre maglie per Christian, in cui verranno applicati con i nomi e numeri dei migliori calciatori che domenica scenderanno in campo e con anche gli autografi dei stessi calciatori. Nello stesso momento abbiamo creato un'associazione benefica, solidale, che si chiama Foggia Caves. Siamo tra i primi, tra le società italiane, ad avere questa associazione, in pratica legata al solidale, senza scopo di lucro e solo per essere vicini alle associazioni e a coloro che sono nel bisogno. E Foggia Calcio ha creato questa nuova associazione, Foggia Kids. Pensiamo che sia un qualcosa di nuovo, ovviamente, un qualcosa di esclusivo, che avrà un presidente, avrà dei consiglieri e, come ho detto prima, senza scopo di lucro, quindi a titolo di beneficenza. Queste maglie hanno, come diciamo prima, una serie limitata, siccome che in collaborazione con il 101 saranno 101 magliette. In questo caso per Christian ne sono tre, che saranno messe all'asta, autografate dai migliori calciatori in campo con nome e numeri, ed anche un pallone autografato marchiato GEMS e Foggia Calcio, e sarà autografato a tutti i calciatori che scenderanno in campo domenica, e anche questo andrà all'asta. L'asta sarà su eBay, poi vi daremo informazioni sulle date e speriamo che tutti i foggiani, tutti i tifosi parteciperanno a quest'asta di beneficenza e daranno il loro contributo per dare una mano alla famiglia di Christian. Lascio la parola al brand manager Luigi. Questa società, in un momento in cui pochi si prendono cura di lei, dimostra come al solito di avere grande attenzione al sociale, di continuare a spingere perché diventi la norma a aiutare le persone che sono in difficoltà. In questo caso qui, questa settimana, Christian è la nostra bandiera e è già da un po' che sui social stavamo premendo per l'iniziativa del Foggia per Christian. Vi dico già subito che il grande spogliatoio che noi abbiamo ha già fatto quello che... ha già contribuito e per noi era... ovvio e obbligatorio istituzionalizzare anche questa forma di solidarietà da parte del Foggia Calcio, e avremmo sperato di poterlo fare con 5.000 tifosi che assistevano alla partita e che avrebbero potuto certamente dare una spinta in più. Questo è uno degli altri aspetti afflittivi dell'evento, dell'attività sportiva di domani, che ovvero la preclusione anche di un evento solidale quale quello che stiamo presentando in questo momento. Le attenzioni sono rivolte materialmente a Christian, ma sono rivolte a tutti coloro, a tutte le famiglie che in questo momento sono in difficoltà e in particolare soffrono per i
tanti piccoli angeli che invece hanno problemi di salute e dai quali il Foggia Calcio ci va sempre, ci va anche in forma diciamo anonima, senza pubblicizzare, perché per quanto riguarda questa società mi rivolgo a tutta la compagine societaria, compreso Paco, compreso Luigi, compresi tutti quanti. Ogni volta che c'è da fare qualcosa per cui si può aiutare il prossimo, lo facciamo volentieri. Del resto nessuno di noi sarebbe stato talmente folle da poter immaginare di condurre un'operazione quale quella del Foggia Calcio in maniera onesta nel mondo del calcio di oggi. Quindi ci dimostriamo ancora una volta che siamo diversi, e la diversità del Foggia è sostenuta anche dal suo blasone, dai suoi colori e dalla sua anima, che è un'anima vincente. Ho avuto occasione di dirlo in una trasmissione di ieri e lo ribadisco in questa sede, che vale per tutti questo discorso qui: è il Foggia a fare grandi, non sono né i membri della società, né i dirigenti, né i calciatori, né gli allenatori, né i massaggiatori. Chi viene a Foggia ha buone possibilità di diventare grande o altrettante possibilità di fallire, perché il Foggia ha un'importanza assoluta, non in termini locali, ma in termini di storia del calcio. E diciamo che porta questo suo seguito quasi in via automatica. Come io sto imbestialito, io volevo parlare solamente di Christian, praticamente, ma non riesco a capire quello che sta succedendo a questa società e perché ci meritiamo questo trattamento. Sono molto 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 rattristato anche per il fatto che ci limiteranno quest'altra iniziativa. Che vinciamo o perdiamo non me ne frega assolutamente nulla. A me interessa il rispetto per la società, per la squadra, per la città e per i tifosi. Voi perdonerete quello che è lo sfogo mio in questo momento qui, ma sono sicuro che è espressione del rammarico che stiamo provando tutti quanti, ma c'è qualcuno che si esprime bene, che c'è qualcuno che si esprime male, ma vi assicuro che a partire dal Presidente tutti quanti stiamo vivendo malissimo quello che sta accadendo, anche perché non riusciamo a programmare nulla in termini di sforzi finanziari da fare sul mercato, in termini di tutto quanto, perché siamo in un'area per cui sappiamo che anche un tappo di bottiglia domani, praticamente finito in campo, significa giocare a porte chiuse, significa rinnovare il provvedimento, squalifica dal campo e tutto ciò che questa società, questa città, questa tifoseria non merita. Puniteci quando siamo colpevoli, siamo contenti di ricevere le punizioni, ma commisurate a quello che facciamo, non alle immagini che vengono date dai media nazionali, non sto parlando dei locali, voglio essere preciso. Domande? No, volevo sapere una cosa riguardo alle maglie. Avete parlato di 3 maglie che vengono messe all'asta per il... Sì. Però ce ne sono 101, le restanti maglie sono 20, come... Le restanti maglie verranno utilizzate via via che viene individuata un'iniziativa di carattere solidale, e a 101 poi cambieremo. Naturalmente, avete ragione, ma scusate la considerazione, noi questa è la prima maglia, quindi giustamente l'abbiamo chiamata CARES. Ci saranno, sono in serie le maglie praticamente, ogni maglia che noi faremo avrà un suo nome, come la maglia ufficiale dell'anno prossimo del Foggia Calcio comincerà ad avere un suo nome e, naturalmente questo rientra in tutte le programmazioni che fanno di una società organizzata. Noi in settimana riteniamo di
aver quasi concluso un accordo importantissimo, migliorativo per quello che riguarda il materiale tecnico con la Jemsen. Se non dovesse essere concluso, abbiamo alle porte anche società di respiro internazionale di attrezzature sportive che sono disposte a supportare il Foggia. C'è un paradosso incredibile, che siamo guardati da oltre 500 km di distanza, ci guardano invece con molta attenzione, come... però stiamo andando avanti su questo. Noi del Foggia ci aiutiamo da soli, l'importante è che aiutiamo a Cristian. Continuo a ribadire questo: Cristian e la sua famiglia sono un punto importante, sono i nostri tre punti di oggi, di domani, di lunedì e fino al mese prossimo. Quindi non si tratta di fare maglie da gioco per il calciatore? No, 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 non sono maglie da gioco. Sono maglie esclusive solo per la diciamo solidarietà. Che puoi attribuirmi i tre migliori calciatori che saranno autografate le maglie con il loro nome e il numero sul retro in rosso nero. La maglia dietro non ha il numero, al momento aspettiamo domani, quindi quando domani il Club 101, perché la maglia è fatta con collaborazione Club 101, sceglierà tra i tre giocatori, mettiamo il numero, tutto il resto, quindi poi andando all'asta. Le altre maglie in serie saranno per le altre associazioni di beneficenza, altre problematiche. Io voglio ringraziare la Gems che ci è stata vicina anche in questa collaborazione, non si è fatta dire due volte diciamo l'aiuto, si è subito concesso. Sì. E la Gems ringrazierà noi perché il marchio è il suo, vicino a quello del Foggia, tranquillamente. E c'è anche il pallone che sarà autografato, marchiato sia Gems che Foggia Calcio, quindi anche questo andrà all'asta e speriamo che tutti ci danno una mano. Foggia Calcio è una situazione che nasce ora, resterà, speriamo, per tanti anni, e sarà una costola del Foggia Calcio e starà vicino a tutti coloro che sono bisognosi. Più in là spereremo, se è possibile, di trasformarla in una onlus con altri, insomma, associati che ci daranno una mano in questi eventi benefici. Tutto qua. Tecnicamente la programmazione è tutta triennale, segue sempre il programma, quello lì che è chiamato Grande Foggia, e l'associazione Onlus dovrebbe essere quella di sostegno alle attività sociali a più grande respiro per tutta quanta la provincia di Foggia. Ma ovviamente è già stata costituita l'associazione Onlus? L'associazione è stata già costituita, la vocazione è a carattere solidale. La ragione sociale che porta poi alla Onlus invece è graduale, e si attendono naturalmente gli associati, i sostenitori, tutto quello, cioè vanno strutturate, no? Perché a presentarle dalla mattina alla sera le associazioni, come si è soliti fare, è molto semplice. A presentare invece delle strutture precostituite è un po' più difficile. Noi abbiamo messo le fondamenta adesso e proseguiamo, e dentro la fine del campionato sarà totalmente strutturata la Onlus. Okay. Io volevo solo riprendere la maestra di Luigi, di tutta la società, per domani, perché domani per noi è una giornata particolare, perché oltre a questa iniziativa del Foggia Cares, domani festeggeremo anche le 100 presenze con la maglia rossonera di Pino Agostinone, con una maglia particolare che daremo domani. Domani nel pomeriggio ci sarà l'associazione CIC, di cui probabilmente avete sentito perché l'abbiamo pubblicato, per questo campus estivo che si effettuerà quest'estate. Domani giocheremo con il lutto abbraccio per ricordare Giorgio Trinastic, perché è la prima partita che giochiamo in casa dopo la scomparsa dell'ex amministratore del Foggia, che è avvenuta alla fine dell'anno. Quindi per noi era una giornata particolare, quindi viverla con poca gente, o meglio con quelli che potranno entrare, fa ovviamente accrescere l'amarezza, perché si gioca e si organizza anche soprattutto per il pubblico. Quando il pubblico non c'è, non per colpa del pubblico e non per colpa nostra, è chiaro che l'amarezza in tutti noi rimane. Quasi certamente su tutti i cancelli del Foggia Calcio sarà messo un nastro giallo, che è un nastro istituzionale per far capire che alla società manca qualcuno. Quindi la nostra politica è questa qui, il nostro schieramento è questo, non abbiamo nessun tipo di timore, remore
o altro. Dalla parte nostra abbiamo quella che è la serietà che contraddistingue l'incedere dell'intera commedia. Ok? Prego. Questo momento è sicuramente importantissimo per tanti motivi, dal punto di vista aspettivo, dal punto di vista societario, dal punto di vista dell'ordine pubblico, dei componenti, ma sono preoccupati in una domanda che per me è veramente la base di quello che succederà. Io sono convinto che tutti quanti veramente si guarderanno negli occhi la squadra, i responsabili della società, i tifosi, e domani ragioneranno per il bene del Foggia. Perché domani noi dobbiamo cercare di superare questa prova, e se la supereremo non ci fermeremo più. Sono totalmente d'accordo con lei, il presupposto è che noi abbiamo sempre considerato società, città e tifoseria come grandi soggetti, soggetti maturi, e come tali noi li consideriamo. L'amarezza non mitiga minimamente quelli che sono gli sforzi che noi faremo per andare avanti, nel senso che, come dice qualche nostro amico della squadra, qui non molla nessuno. E questo è il segnale che dobbiamo dare tutti quanti. Certo. Ecco, c'è un appello da fare alla tifoseria, si è parlato prima, no? Che la minima cosa che possa succedere domani potrebbe avere degli effetti, delle ripercussioni tangibili sul campionato del Foggia. Gli appelli noi non li facciamo perché non c'è nessun bisogno di fare appelli, chiediamo di comportarsi semplicemente con la maturità che li contraddistingue. Okay. Facciamo un appello all'autorità a non far venire le tifoserie pericolose a Foggia.